Ma buonasera signori, buonasera, benvenuti in live, sono le 20:36 e come ogni sera vi do il benvenuto in live. Oggi con gli Slipknot di sottofondo vi do il benvenuto. Oggi si inizia la live da poser, eh? Vi piace oggi? Vi piace la live di oggi? Ciao raga, come si chiama la canzone del pre-live? Si chiamava Totem dei Golconda o di Golconda, non so se uno sono più, se no faccio l'errore dei Burzum. Ciao raga, come state? Tutto bene? Avete passato una bella giornata? Avete fatto le cose che si fanno? Non so nemmeno che giorno è oggi, mi devo pure soffiare il naso. Oggi è una giornata drastica, drammatica, una tragedia. La poca lisse, proprio scritto la poca lisse. Oggi è venerdì, cazzo. Oggi è venerdì. Fuck, già è venerdì. Domani è sabato sera e io starò a casa a mangiarmi una pizza. Devo decidere che film guardarmi domani sera, visto che non esco. Ciao raga, come state? Benvenuti, benvenuti. Ciao Lavio, ciao Zeni Andrea, ciao Iacolo, ciao Giacomo Insano. Domani sono solo a Milano perché sono ricco, vieni. Ma nemmeno per sogno. Ciao Luismon, ciao Egma, ciao Troy, ciao Smins, ciao Emma, ciao Poggino, ciao Gianluca. Ciao ragazzi, ciao Eva, ciao Lapo, ciao Al, ciao Oz, ciao Poggino, ciao Memera. Ciao Vergol. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, come al solito non ho acqua. Perché inizio sempre la live senza acqua, porca miseria? Vabbè, tanto oggi non devo intrattenere la chat, ma devo solamente giocare a un vecchio gioco Lego. Infatti stasera, raga, siamo su un vecchio gioco Lego, ovvero su Lego Il Signore degli Anelli. Non so per quale motivo questa cosa, cioè, non ha una propria lore, sai? Che stile. Ad esempio, la Lego mi ha contattato che devo portare questo gioco. Io oppure godo, tu godi e godi. Esatto. Oppure è importante perché c'è l'anniversario di qualcosa. No, è solo così. Perché l'ho trovato nella mia libreria Steam. Ho detto: va bene, venerdì portiamo Lego Star Wars. Lego Il Signore degli Anelli con la 3070. Poi sto facendo una ricerca su Manzoni. Dammi una sintesi. Io ho studiato Manzoni, credo di sì. Ciao Osnemmi, grazie per il terzo mese, bro. Bentornato e grazie di cuore per l'abbonamento. Grazie a Slipcamente per il Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie a Topo Gigi per i 10 bit, a Memerale per il Prime e a Pane Bianco per il decimo mese. Ti stai avvicinando all'anno, Pane Bianco, eh? Tu hai studiato? Sì, io ho studiato, bastardo, sei veramente cattivo. Signori, ciao Graf, si gioca a Lego Il Signore degli Anelli, lo sto aprendo. Non l'ho mai aperto su Steam, quindi let's go. Hai risvegliato l'antica istruzione. Ah, si è aperto? Però voi non lo vedete, voi ora lo vedete. E già parte così con la cutscene. Hai risvegliato l'antica elettroscimmia, come hai... Che qualità. Poldo, facciamo una partita rigida. No. Oh sì, 3070 RTX Lego Il Signore degli Anelli. Continua a dire Lego Star Wars. Ah, ma vaffanculo, non era la cutscene. Ma non era la cutscene, era il cazzo di logo iniziale del tizio che ha programmato il gioco. Oh, la contea. C'è un maiale che sta pescando, voi non lo vedete, ma vi assicuro che c'è un maiale che sta pescando. Galline. Che chill i giochi della Lego, raga. Poi vabbè, la musica. Ma non capite, è una cutscene? Ah no, è il menu, perfetto, sono io che sono stupido. Sì, è della Lego. Ecco, una cosa che mi ha sempre inquietato della Lego è l'incredibile quantità di dettagli che ci sono tipo negli animali. E invece nelle persone sono pochissimi dettagli. Invece gli animali sono perfetti, tipo i maiali prima subito rotondissimi o altro. Allora, devo mettere la chat, devo abbassare un attimino la musica perché sennò divento scemo coglione. Ok, fatemela mettere a 2. Aspetta un attimo che devo rimettere la chat, quindi wait, ogni volta devo altabbare un casino. Chatbox, eccola qua, guarda che bella. Elementi, chatbox, fatemela mettere sopra così non sta in mezzo al cazzo. Fantastico. Ok, allora, grazie di cuore a Vasse per aver convertito l'abbonamento dal Prime al Tier 1. Grazie di cuore, Vasse. Grazie a Idro Magago per il terzo mese, non giocheremo a Frisico. Grazie a Vasse93 per aver donato una sub a Detnico. Vasse, grazie di cuore. Oh, le mie orecchie. Allora,
sottotitoli sì, configurazione e comandi non mi interessano tanto, immagino ci serva solo la tastiera, non gioco nemmeno da pad. Nuova partita. Slot 1? Ho giocato a questo gioco il 5 gennaio del 2020. Beh dai, più di un anno fa. E ho fatto l'1,8%, quindi praticamente ho avviato la partita e l'ho chiuso. Ok, non mi ricordavo nemmeno di averlo mai aperto. Invece sì. Converto soldi in metallo. Saluti dalla Svizzera e bella Poldo. Grazie, Vasse. Buon metallo. Purtroppo non so perché ti ha tolto il messaggio, il bot di merda. Ciao, Rosol. Grazie per il 14° mese. Vai, slot 2. Confermiamo il salvataggio. Perché Gandalf lancia delle carote? Messaggio automatico, ok. Oh sì, cutscene momento. Io adoro le cutscene. Non le skippo mai. Oh, però la qualità del gioco comunque, non so di che anno è, però tanta roba. Certo, la faccia di Frodo un po' meno. It began with the forging of the great rings. Oh, che figata. È proprio il prologo. Immortal, wisest and fairest of all beings. Ai re dei nani. Great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. Quello a cui cade. Ecco, c'è sempre questa demenza nei giochi della Lego. But they were all of them deceived. Perché un altro anello venne creato. Sono dei braccialetti, non degli anelli. Beh, effettivamente. Madonna, questa scena è identica al film. To rule them all. Chiamate Sabaku, per favore. È letteralmente il prologo intero. Fantastico. Quello era Elrond, Dio mio. Piattissimo. Ah, devo già giocare. Ah no, ok. Ok, questa scena è fighissima. Ok. Posso muovermi. Prendo le monetine, me ne frego della guerra. In guerra si ruba, non ho detto una cosa orribile. Ok, come si attacca? Ok, non con il tasto per mettere pausa, sicuramente. Ok, con spazio posso fare. Io non so come si attacca, quindi dovrò andare a leggere. Ah, premi H per attaccare. Bastardi di merda, vi distruggo. In realtà quando ero piccolo non usavo questi termini per giocare. Ok. Devo semplicemente accroccare tutti questi orchi. Ez. Top gioco Lego. Ho 4 cuori. Ah, tanto io credo di averlo giocato con il controller quando ero piccolo. Sì, credo proprio di averlo giocato con il controller. Ciao Prince, benvenuto in live. Ah, devi spammare H durante questi combattimenti. Ok, buono a sapersi. Dai, il prologo è abbastanza ez. Aia, mortacci. Distrutti. Gioco Lego più basato al mondo. Allora, io ricordo di aver giocato anche Lego Indiana Jones. C'è pure Lego Jurassic World, no? Ma Jurassic Park normale esiste, della Lego? Ma che sono ste torri? Tieni premuto per selezionare Elendil alla ruota dei personaggi. Ok. Che faccio a capire chi è Elendil? Allora, Isildur Elendil. Ok. Madonna, grande Poldo, io al tempo sto gioco lo avevo masterato. Eh sì, ma non riesco ad attaccare, mi sono buggato di lato. Perfetto. Perché solo questo tizio riesce a fare queste cose? Va bene, non ci facciamo domande.
Oh, però il sistema di combattimento è tanta roba, molto meglio di quello di Elden Ring. Dai ragazzi, è una battuta, non prendetevela, è solo una battuta. Comunque lui ha tipo questo mega spadone pesante, mega lento negli attacchi, però fa un botto di danno. Ciao Enea, grazie per il Prime, benvenuto, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram dei sub, grazie di cuore per l'abbonamento. Grazie, grazie di cuore, grazie a Enderfox per il quinto mese, ciao Enderfox. Ma in League of Legends devi distruggere le torri. Basato. Sì, mi fa male la testa, scusatemi. Ok, perfetto. Sì, basatissimo. La vittoria era vicina. E ora scende Sauron in campo, spoiler. But the power of the ring could not be undone. Ta-da-da, ta-da. Tanto ho fatto il revocino di L'Hobbit di recente e me lo ricordavo molto peggio. L'ho molto apprezzato durante questo rewatch. Oh Cristo, sta arrivando un Power Ranger enorme. Lego Napoli. Ma ho sentito il Wilhelm scream o sbaglio? Mi disintegra, vero? Mi disintegra? Mi disintegra. Sì, sì, questo mi disintegra malissimo. Sì, questo mi mega sfracela. E io credo che non posso batterlo. Io credo proprio di non poterlo battere. Ah, devo utilizzare... Io non ho capito. Ah, devo utilizzare quello con la spada grande, giustamente. Devo utilizzare Isildur, è lui che... Ah, devo attaccare lo scettro, sono stupido. Non ho mai giocato ai videogiochi, ragazzi, sono veramente stupido. Non ho mai giocato a un videogioco, non so come funzionano le boss fight, scusatemi. E non penso mai che una meccanica di Dark Souls sia presente in gioco Lego. Devo schivare fino a quando non gli si ficca il bastone per terra. Pog! Fammi prendere le monetine. Questo è stato il mio secondo gioco. Uno dei primi giochi che abbia mai giocato è stato l'Era Glaciale 3. Via! No, Herond, spostati dal vulcano in fiamme! Vai, 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 attacca, attacca! Attacca, attacca! Ok, l'ultimo corpo. Ho attaccato il mio amico per sbaglio, non volevo. Bello sto Elden Ring, ti piace? Bastardi! L'Era Glaciale 3 è grande giocone. PS2, uno dei miei primi. Incredibile. Incredibile. Pog, aia! Maledetti orchi. Ah. Oddio, chi è che si chiamavano gli orchi del Signore degli Anelli? Ti pare che mi ricordo. I Orca 3, avevano un nome preciso che ora non mi sto proprio ricordando. Gli Urukai. Gli Urukai. Non devo morire, non devo morire, non devo morire. Sei finito, fratello. Sei finito, fratello. Che poi tutti gli elfi che guardano e non scoccano nemmeno una freccia. Ma dai, fratello, ti avevo finito, fratello. Porta anche il gioco di Lego Star Wars. È Lego Star Wars un altro di quelli che mi era particolarmente piaciuto. Aia. Dai, incastati. Ragazzi, spostatevi di là. Ecco, Aaron, ti sei preso una sberla a pieno muso. Aia! Muori, cornuto! Godo. No! It was in this moment that
Isildur, son of the king, took up his father's sword. Quanto iconica sta scena, cazzo. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. The ring passed to Isildur. Lego Breaking Bad. Had this one chance to destroy evil. Ma sì, ma non è un anello, è letteralmente un mega bracciale d'oro. Hai risvegliato l'antica oro scimmia. Oh, che fortuna. Ah, ma proprio inizia letteralmente da questa scena. Ah, e ora è un effettivo gioco della Lego al 100%. Ovvero questi scenari che tu devi esplorare con le statue e altro. Cazzo, Lego, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e poi anche gli altri due che avevano fatto. Ricordo che me l'ero bello che ho giocato. Questo non si può spaccare, immagino. Usa una satana di salvataggio. Una satana. Usa una statua di salvataggio se hai bisogno di riposo. Ah, ok. Ho salvato. Perfetto. Con mia moglie. Prego, vieni, Elrond. Ah, stiamo andando a bruciare l'anello. Ecco cosa stiamo facendo. Ma come si salta nel gioco, di preciso? C'è un comando per saltare? Con H attacco. Ah, con la J. Oh mio Dio, i comandi di questo gioco. Però le colonne sonore di questo gioco, mio Dio. E poi Elrond non era altro che... Come si chiama l'attore che faceva Elrond? Oggi è proprio la giornata dove non ho idea di come si chiamino gli attori. Di come si chiamano gli attori, di come si chiamano gli orchi. Oggi è proprio una giornata senza memoria. Scusate, dovrei passare queste maledette transenne della polizia di strada sbarrata. Io ci vivo in questa strada, per favore. Vi è capitato mai che vi hanno sbarrato la via di casa? L'agente Smith, esatto, di... Sì, di Breaking Bad. Ma oggi non mi ricordo niente, oggi non ho memoria, porca miseria, di Men in Black. Come si chiama l'attore di Elrond, raga? Ricordatemi il nome che... Oggi sono letteralmente fuso. Non devo cadere nella lava! Sono caduto nella lava. Una statua. È meglio distruggerla. Ah, ma è una statua di Sauron. Allora sì, distruggiamo. Anche se in realtà io ho sempre tifato per Sauron. No, non è vero, è uno scherzo. Mario Draghi. C'è un collezionabile lì. E come si prende quel collezionabile? Non mi interessa. Oh no. Ah, mi aspettavo un boss, invece sono solo questi quattro gormiti. Grazie mille. Ah, no, invece sono più di quattro gormiti, sono otto. Monete. Io me le immagino così le guerre, tipo esplosioni e poi monete. Invasione gormita. Allora, piano che qua potrei impazzire. Il mio personaggio. Perfetto. Premio per passare a Elrond, che può raggiungere le aree più alto saltando. Quindi Elrond ha un salto più alto. Ah, bravo Elrond. Cosa deve fare Elrond? Per spostare gli oggetti sulle tessere Lego. Ah, ci penso io. Non ci penso io. Ci penso io. Hai visto? Hai visto? La grande potenza del gaming. Vai Isildur! Ho fatto uno dei fallimenti più gloriosi, penso, della storia. Mi sono pure annunciato. Ho detto letteralmente vai Isildur e sono morto nemmeno 4 millisecondi dopo aver detto questa. Come si attacca con l'H? Tesoro. Madonna, gli effetti sonori di questo gioco. Monetina. Dai, metto monetina. Cosa ho fatto?
un doppio salto, non sapevo si potessero fare. Ma tra l'altro, raga, da poco gli archivi dei VOD sono stati resi privati. E le live, se volete, cioè privati, solo per sub. Le live, se volete recuperarvele, andate a vederle su Paul Don't Cut, mi raccomando. Buonasera. Ma sì, si può fare il doppio salto, godo. Cadono pure i meteoriti. Errond, è morto Errond, mi sa. Hanno ucciso Errond, no, Errond è vivo. Ti aiuto io, amico mio elfico. Cos'è questo? Non sembra parte del paesaggio della Terra di Mezzo. Sarà un collezionabile, probabilmente. Sì, sto gioco è pieno di collezionabili, di cose da collezionare, di statue da spaccare per arrivare a un tot di numeri. Un casino. Oh no, chi è? Ah, altri gormiti. Scusa, Errond! Mi dispiace, non volevo croccarti di botte. Sembri me a 8 anni che gioca Batman incollato alla TV. C'era pure Lego Batman come gioco? Sai che non me lo ricordo, Lego Batman. Buonasera. Ah, ora c'è la scena del vulcano. Oddio, che brutta questa scena, com'è fatta però. Morite. Getta l'anello, Isildur. Getta l'anello. No. Cazzo, però ho fatto benissimo. Si corrompe facilmente. Madonna, non è un anello. È un cazzo di quei bracciali d'oro enormi. Ma poi in quale dito lo mette? Cioè, fa tipo così. And some things that should not have been forgotten. Andarono perdute. For 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until. Lo trovò qualcuno. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. Ma oddio, quanto è brutto Gollum! Oddio, è veramente tremendo! Proprio scivolato con il ghiaccio. Bilbo Baggins, che bel culetto! A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. Perduto! Ce l'hanno rubato! Gioco libero sbloccato. Che cos'è il gioco libero? Oddio, quanti personaggi! Non vedo l'ora di sbloccare Gimli. Best personaggio a mani basse dei film del Signore degli Anelli. Nuovi personaggi disponibili per l'acquisto. Ah, sono tutti acquistabili. Ora voglio vederli. Ma posso usare tipo, che ne so, Gimli nel prologo? Sarebbe una situazione molto divertente. È l'open world il gioco libero. Ma che figata. Vai, vai, prendi monete, prendi monete, prendi monete. Shoppa, shoppa, shoppa. Solo due tesori, eh. Potevo prenderne un pochino di più. Ah, no, solo uno, perfetto. Io l'ho sempre chiamato Bilbo Baggins. Vabbè, quando eri piccolo ci sta. Quanti collezionabili, mio Dio, va bene. Continua storia. No, aspetta, io volevo vedere i personaggi. Ho fatto una cazzata, vero? Ho cliccato un tasto che non dovevo cliccare. Perfetto. Sembrano bambini, io. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo. Hmm? The ring is still in your pocket.
Io ho platinato l'Hobbit, è difficilissimo, immagino. Comunque queste scene sono precisissime. Fanno gigante. Bilbo Baggins carabiniere. Tun 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 turun tun 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 tun. Dear Bilbo. Le galline. Oh, Frodo è identico, raga. Frodo è veramente identico. He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. È andato a gran burrone. Non era così nel film. Incatenarli. Ah, gli cade nel caffè piuttosto che nel fuoco. È molto più semplicistico qua. Frodo, he must never find it. Get down. Ma non cadeva dal camino. I ain't been dropping no eaves, sir, honest. Dai, però è bello che riadattano la trama ai meme dei giochi Lego. La locanda del puledro impennato. Che se non sbaglio nella nuova traduzione l'avevano tradotto come puledro impazzito o cavallo impazzito o qualcosa del genere. Il meme di Gandalf che sbatte sul lampadario eterno. Immagino ci sarà il meme You Shall Not Pass appena arriveremo a Khazad-dûm. Cioè, mi ricordo il ponte di Khazad-dûm e non mi ricordo come si chiamano gli orchi, capito? Porca miseria, quando fa Fiamma di Odun, ritorna da dove sei venuto. Che bella la contea, facciamo una passeggiata. Adesso vado a picchiare tutti i bambini che ci sono in giro. Porca miseria, diventerò il terrore di questo villaggio. La gente si ricorderà di Frodo Baggins come il mostro della contea. Oh, c'è una statua. Le statue della mappa ti aiuteranno a scoprire i segreti dell'aria. Premi K. Hobbyville. Ok. Madonna. Qua in questo luogo. Ah. Benvenuti a Hobbyville. Ciao, premio per selezionare Sam capace di accendere un fuoco Lego. Com'è il fuoco nei giochi della Lego? Ah, che poi vabbè, penso che qua hanno saltato direttamente il compleanno di Bilbo, non c'è? Va bene, quindi semplicemente ora dobbiamo partire, dobbiamo andare alla locanda del puledro impennato. Perché dobbiamo portare al sicuro l'anello. Il pesante fardello. Io prendo i soldi intanto. La più saggia di tutte. No, non voglio affogare, cornuto l'inferno. E a me interessa solamente dei soldi, quindi non farò altro che prendere i soldi per tutto il villaggio. No, che palle, andiamo verso la locanda. Buonasera, qua ci sono le danze, ma ce l'abbiamo il Green Pass, va bene che siamo all'aperto, però comunque a me questi sembrano assembramenti. Non ci tocchiamo, mi raccomando, in discoteca, manteniamo un distanziamento adatto. Sono tornato indietro o... no, che okay, non sono tornato indietro. Ciao Motor, grazie per il tredicesimo mese, Motor. Grazie a Rachmarinov per l'ottavo mese e grazie a Vale per il secondo mese. Ciao ragazzi, questo tizio sta cavalcando un maiale! Scendi immediatamente, pezzo di merda! Ok, a quanto pare siamo in una zona friendly. Mi succede spesso quando esco dalla Sicilia in aereo e sorvolo la Calabria. Mi spunta il messaggio in chat. Il PvP adesso è abilitato. Campo del vecchio... Ah, ok, sì, allora siamo dalla parte giusta. Minchia, ma per giocare a sto gioco devi aver visto per forza i film, sennò non sai che devi andare dove c'è il campo. Buonasera, ci sono troppi soldi per terra, porca miseria. Però io voglio Frodo. Qualcuno mi dia Frodo, grazie mille. Oh, Grida! Ora ci sono Merry e Pipino. Hai risvegliato l'antica Piroscimmia. No. C'è una pergamena. Sono arrivato adesso, adoro ciò che vedo.
È un caricamento, non... Ah, sì, era un caricamento. Merry e Pipino! Frodo! Merry, it's Frodo Baggins! Hello, Frodo! Idiota di un Took! Inseguito direttamente dalla morte di Billy e Mandy. Guarda i dettagli di quel maiale! Sì, però i maiali fanno paurissimo questi giochi Lego. Frutta scimmia. Ah, ora c'è il Nazgul, ora c'è il Nazgul. Le antiche frutta scimmie. Peppino. Peppino. Hai risvegliato l'antica Piroscimmia. Non avrei. Hanno lasciato pure il dolly zoom di questa scena. Buonasera, signor Poldo. Vedo che stasera solo giochi belli. E ora qua arriva col cavallone cattivone. Eccolo qua. Vediamo come hanno fatto i Nazgul. Ok, è un normalissimo personaggio nero con un mantello. Me li aspettavo molto più fighi come erano nei film, però effettivamente è un po' difficile. Ok, bisogna camminare sniccati. Come faccio a... Non mi sente se faccio questo casino, vero? Non l'avrei dovuto fare. Devo prendere la roccia e croccare il gallo, immagino, ve? Sfacci in mano. Ehi, tu, faccia di ciolla! Ma tu sei proprio pazzo. Ciao, Andrea. Come stai? Minore 3. Ciao Low, grazie mille, sto commentando il gaming oggi, sono molto felice. Ti ringrazio per averlo chiesto. Ciao Low, grazie per il quinto mese, minchia già 5 mesi. Grazie a Brower per il secondo mese, grazie a Cricchetto per l'11° e a Leocast per il secondo. Ciao ragazzi, bentornati, sono contento che vi state trovando bene. Io sto scappando da un Nazgul, quindi per favore... Cosa devo fare? Devo premere K? Ma non ho capito queste scene. Cioè, mi sta quasi per vedere e io devo tentare di non farmi vedere. Come faccio a non farmi vedere dal... Si è bloccato, ragazzi. Si è buggato. È finita. È perfetto. Sam può usare la sua pala per scavare dei cumuli nel terreno. E io vorrei usare Sam, però... Me lo dai? Questo è Mary, questo è Pipino... Dammi Sam... La selezione... Ok. Ah, dobbiamo passare sotto terra. Non avresti dovuto. Ok, lanciamo la pietra. Hey, tu, facci di ciole! Madonna mia. Questa parte è un po' diversa dal film, a quanto pare. Non ricordavo il macigno e la pietruzza lanciata. Poi il Nagatsu era molto più sveglio nel film. No, era sempre rincoglionito che non li trovava mai. Signori, buonasera. Oh, buongiorno. Aspettiamo, aspettiamo. Mi piacciono i piedi. Picchia e spugli, che è la cosa più importante da fare in questi momenti. Quel corvo di merda. Per lui è finita. Oh, però l'effetto sonoro del Nazgul l'hanno lasciato ed è fighissimo. E ora dobbiamo arrivare al molo. Piano. Premi K per entrare nei passaggi più piccoli. La claustrofobia. Mi ha visto? Cosa devo fare di preciso? Non ho capito.
Devo andare qua? No, a quanto pare no. Hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Come hai potuto? Buonasera, Poldo. Ah, dovevo scendere, vabbè, sono stupido. Niente, sono stupido io. Il corvo serviva per distrarre il Nazgul. Adesso basta che scendo. Perfetto. Pa-pa-pa. Sto mangiando i Sekeboni, il problema è che il naso tappato e sto sclerando un sacco. No, fra... Sam, tranquillo con questa pala, non ti preoccupare. Stai sereno, non ti succederà niente. Ho bisogno di spaccare questa cosa. Sam può usare la sua pala per coltivare piante in certe aree di terreno. È proprio perfetto quando stiamo scappando da un Nazgul. Mi fa molto piacere, Sam, che tu possa fare questa cosa. Premi K per coltivare una pianta. Ma perché dovrei coltivare una pianta adesso? Ah. Ah. Immagino una skill che mi servirà per tutto il gioco. Bella, dai, come me l'hanno messo sto livello. Oh yes, Gandalf il grigio è arrivato da Saruman. Madonna, che sgommata. Il cavallo. Sam ha fatto l'agrario. Sam sta sfruttando bene il suo diploma. Comunque è sconcertante il dettaglio degli alberi mega fatti bene. L'occhio. Oddio, come si chiamava sta sfera? Il Palantir. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo, we must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon? Minchia sta frase. Hanno utilizzato proprio anche le stesse frasi del doppiaggio italiano. Oddio, Skyrim! Sta scena è fighissima. Fio di Troia. Scusami, ho esagerato. Ho cagato fuori dal vaso. Sta scena è fighissima. Sta scena è fighissima. Oh mio Dio, sta parte è spettacolare. Per sollevare Saruman. Ah, proprio per usare la forza, perfetto. No, no, Saruman, ti prego, non farmi del male. Minchia, mi ha fracassato, figa. Muori, cornuto! E mamma mia, però è inattaccabile con sto scudo! Bello questo Elden Ring! Cretino! No, Saruman, non farmi del male! Io pensavo che le ambientazioni fossero Lego, e invece no. No, 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 vabbè, sì, ma queste sono inschivabili, porca tre. Godo? 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 Tecnicamente gli anelli ci sono su Elden Ring, allora non ci sono problemi. E dai, a carta caccati, vai, 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 sei morto. Madonna, sto combattimento tra i due vecchietti, quanto era bello.
Se solo ci fosse Radagast. Povero. Che tanto quella scena del film finiva proprio con lui che veniva scaraventato in aria. Radagast c'era nel film, no, nel Signore degli Anelli non c'era. In L'Hobbit era nominato, invece nel film di Peter Jackson è molto molto presente. E seleziona uno slot vuoto. Ok, selezioniamo questo slot. Ora devo metterlo qua. MK per collegare l'oggetto. E ora dobbiamo cercare tutti gli altri oggetti, immagino. Ok. Scusa, Frodo, ti puoi togliere dal cazzo cortesemente? Eccala, porco Giuda, Frodo. Eccala, è finita. È finita perché sei proprio un cretino, Frodo. Ti sei messo in mezzo ai piedi. Ah, scusa. Ho tirato un pugno a Sam. Scusa Sam, mi dispiace. I veri Chad usavo Aragorn sul gioco per Play 2. Perché Aragorn, eh? Solo perché è il più forte? Solo perché è il re? Io sto spaccando tutto, non mi importa, sono un ribelle. Frodo, ti togli dal cazzo cortesemente. Io vorrei... spostare questa cosa. Va bene, immagino che lui non può spostarla. E allora proverò con Frodo? Ciao Fra, non puoi perché la pista non è completa. Ah, è vero, l'ho appena notato. Vai Frodo, posiziona quest'ultima parte. Ora la pista è completa. Macignorotola. Direttamente Indiana Jones. Il cavallo non impazzisce, il Nazgul non si rende conto che intorno a lui sta succedendo un delirio. Per minare ad un bersaglio rilascia per te... Ok, sì. Non c'è qua sopra. Povero corvo. Tra l'altro il corvo invece non è dettagliato. Il corvo è a quadratini. Corvo disgraziato, vai via. Vai Sam, usa la pala. Sbrigati, cosa stai aspettando? È il momento di far crescere un po' di piantine. Bravissimo. Hai ucciso il corvo. Vabbè, un gufo, un corvo, quello che cazzo è. Vai, 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 vai. Di chi era la frase faccia di ciolla? Ma sai, non me lo ricordo, però lo dicevo sempre. Salve signor Nazgul, non si preoccupi, sto facendo giardinaggio, non, davvero non si faccia problemi, lei continui là per la sua ricerca dell'anello, io qua sto pulendo le piante del reame boscoso. Io vi ammazzo tutti ragazzi se non vi spostate, no che... Ok, fatemi prendere Meriadoc, che lui c'ha la canna da pesca. Che canna da pesca? È proprio il momento di pescare. Se avessi saputo che spaccare le piante dava così tanti soldi, non saresti andato a scuola. Perché ho dovuto prendere un pesce? No, non è un pesce, è un'aragosta? No, è un granchio. Perché mi ha consigliato questa cosa, scusatemi? Vabbè, vaffanculo. Si era buggato. Scusami, Sam, non volevo. Vai! Ma no, dovevo usare un granchio per lanciare... Tanto, raga, siamo a 100.000 iscritti. Ciao! Grazie a tutti quanti per i 100k. Non posso buttarmi in acqua, vero? Immagino di no, ma se salgo qua...
E invece mi sa che mi devo proprio buttare in acqua. Sì. Sam può usare la sua palla per salvare, per scavare nei cumuli di legno. Scusatemi, mi servirebbe Sam. Ho già Sam, no. Sono tutti uguali. Ok, eccolo. Ok, c'ho un alveare. Questa scena sta durando un sacco. K. Oh yeah, baby, it's a triple. Ma pure le api col Nazgul, e dai. Va bene. Sono contento, Blaster on Twitch. Qua si è aperto. Aha. Un grande mistero. Che cos'è sta roba? Kit del fuoco. Non credo mi serva. Meglio la vanga. Forse ci vuole qualcuno tipo Pipino? Pipino, lei cosa ha a disposizione? Un cazzo, lei è veramente inutile. Si può arrampicare qua? No. Dagli fuoco. Devi entrare dentro al tubo. Ah, devo fare questo. Ah. Una delle bestie più spaventose al mondo messa contro le api. Esatto, le api sono pericolosissime. Mi stava cadendo il telefono. I tried so hard and then so far. Ok. Buongiorno. Sei finito, corvo. Vai ragazzi, andate. I have to leave the Shire. Sam and I must get debris. Buckleberry Ferry. Follow me. Oh shit. Oh no, questa qua era la scena di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta quando c'era la palla che li inseguiva. Scappa Frodo! Ah! Sam! Sopravvivi, Sam! Vieni, vieni, corri! Tanto puoi respawnare, Sam, non ti preoccupare. Aia! Vai al traghetto, saltate! Vada, padron Frodo! Hai risvegliato l'antica roccia scimmia. Non sembra affatto pericoloso. Dai, e con i 4 mesi legati. Livello completato, sono felice. Ho sbloccato Merry e Pipino, oltre a Isildur e a Elrond. Ok, ciao canebello 17, grazie per il 4° mese. Grazie a X Sante per il 3° mese. Grazie a Francesco Dam 33 per il 2° mese. Ciao raga. Ciao ciao ciao, ma ora posso acquistare nuovi personaggi? Cavolo, metto a nerdare al gioco off camera. Quasi al 100%. Ok, ora ci sta mezz'ora per i collezionabili. Let's go. Ok, questo è il 3° livello completato. Ma stasera ho intenzione di finirlo, ma non credo sia possibile finire il gioco. Non ho modo di selezionare i personaggi ora, vero? No, devo continuare per forza la storia. Perfetto. Io avevo quello di Harry Potter. Pure quello era carino, mi ricordo. Quanto costa il gioco? Io l'ho pagato tipo 2 euro. Oh, yes! È crashato! Sì, è proprio crashato. Cazzo. Va bene.
Ciao Enea, grazie per essere passato stasera. Che palle, ci metti 12 ore a finirlo. E vabbè, che belli crash dei giochi della Lego. Troppo forte, lo so. È finita la demo. Ok, siamo al 3%. Oggi lo finiamo, sì. Grazie Victor, sono felice. C'è quello di Avengers, madonna mia. Quello mi manca, però quello è uscito più recentemente. Si parla di, penso, 2012. I giochi alla Lego sono tutti uguali come funzionamento. Sì, sì, ed è questo il bello. Oh sì, la locanda del poliedro impennato dove incontrerò il mio amico Gran Passo. Salve. Benvenuti a Brea. Il villaggio di Brea. Buonasera. Cos'è questa? Ah, una statua per salvare. Ah no, una statua per scoprire la mappa. Statua della mappa scoperta, Brea. Pog. Ma ecco, io ti chiedevo prima, ma oltre a Jurassic World esiste anche quello di Jurassic Park? E io immagino che tutti questi villaggi siano tipo visitabili tutti quanti, beh. Devi avere solo i personaggi giusti e... E ti puoi mettere a praticamente masterare questi villaggi. Gimli può rompere crepe Lego per terra. Ma Gimli ancora non lo conosciamo. Fancy making me a mithril trowel to replace my tatty old one? For your trouble, I'll let you in on a secret to help you seek out other quests. Devo fare una pala in mitrilio. Va bene. Ah no, queste sono missioni. Recati dal fabbro per forgiare gli oggetti. Ok. Ciao signora carina, però sta piovendo, rientri in casa. Salve signor fabbro. Oh, progetto dal fabbro sbloccato, paletta in mitri. Madonna, ma quanto è migliorato come gioco Lego. Porca miseria, è complessissimo questo. Per iniziare a forgiare si ragiona un oggetto dallo scaffale. Ok. Pala in mitrilio selezionata. Minchia se costa! Non so di che anno è il gioco, raga, non ho idea. Però se mi è costato un botto. Mi è costato veramente, veramente un botto. L'hai fatta la pala in mitrilio? Salta su e giù sul soffitto per iniziare il fuoco. Va bene. Non solo pago, devo pure lavorare. Quelli di Jurassic Park, Jurassic World, tutti i film. Ma io devo scoprire cos'è il Jurassic Park. Sì, vabbè, il mitril così a caso a Brea. Vabbè, non curarti. Non curarti di questa cosa. Quando Bilbo non sapeva nemmeno cosa fosse il mitril, quando glielo dava scudo di quercia. Ok, ora una pala in mitril. Ti sei trovato... C'è la Frodo? Tesoro trovato, pala in mitril, ok. E per selezionarla immagino K. A posto, andiamo a consegnarla. Arrivederci signor Fabbro, non è che mi fa uscire di casa, no? Vi prego, posso uscire da qua, sono in ostaggio. Scusi, vorrei uscire per favore. Mi può fare uscire per cortesia? Ah, devo selezionare la pala prima. Va bene, sono stupido. Madonna, che palle che devi fare proprio quella cosa o se no il gioco non ti fa andare avanti. Buonasera. Oh, qua ci vuole un accendino, però sta piovendo, quindi la vedo dura. Salve. Diamogli sta pala in mitril. A posto. Il gioco l'avrò pagato pochissimo, raga, tipo 4 euro. Rivelatore di missione, acquista. Acquistiamo. Madonna, devi comprare tutto. Lego il signore del capitalismo, porca miseria. Il gioco è del 2012.
Oh yes, la locanda. È identica però. Friends of Gandalf the Grey. Can you tell him we've arrived? Gandalf? Not seen him for 6 months. What do we do now? Il maiale a tavola. Oh, guardalo che bello, Isildur. Con il cocktail, va bene. What's that? Something for the road. I'm getting one. Perché ho detto Isildur? Volevo dire Aragorn. Non so perché ho detto Isildur. L'erede di Isildur, scusate. Questa scena. Shriek! Hai risvegliato l'antica piroscimmia. Nel momento perfetto, tra l'altro, l'hai risvegliata la piroscimmia. Volevo solo dire che c'è un canale ufficiale della Cocomelonda 200.000 che si chiama Cocomelon and the Furry Friends, dove ci sono solo animali. Però che figa la scena con l'occhio, porca troia. Il bagno. Era un po' diversa l'originale, ricordo come scena. What are they? They are the Nazgul ringwraiths. At all times they fear. Il letto tu tu tu. Grazie Aragorn, andiamo. Dov'è che dobbiamo andare? A Gran Burrone. Ci deve essere la riunione della compagnia. E ora posso stare tranquillo qua? No, ok, non mi stanno inseguendo, perfetto. Ta-da. Ma mo uso solamente Isildur, cazzo, è fighissimo. Quanti personaggi posso usare contemporaneamente? Cioè in questo momento ho 5 personaggi utilizzabili. Prenderei tutti i soldi, ma sono annoiato, quindi commetterò gore e non prenderò tutti i soldi. Benvenuti nel... Benvenuti nel... Prendi una regione italiana. Benvenuto in Basilicata. Paesaggi. Tante brave persone. L'accoglienza del turismo qui in Basilicata è la cosa migliore che troverai in Italia. Perché continua a dire Isildur? Porca miseria. Aragorn, porca troia. Oggi non è la mia giornata per la memoria. A coltello e cespugli. Tipico che lo faccio sempre nelle mie gite in Basilicata. Perché c'è la musica di Gran Burrone? Albero. Che poi c'è tipo il depth of field, perché da lontano è sfocato e quando ti avvicini diventa più chiaro. Collevento. Ciao ragazzi. Buonasera. Io non so cosa sia questa cosa, però. Però Isildur è fortissimo. C'è qualcosa di fattibile qua? Scopriamolo. Ma la Basilicata è così nebbiosa. No, è oggi che c'è una brutta giornata, fidati. Ah, qua mi manca un attrezzo. Cerchiamo di trovarlo. Hello, buonasera. C'è qualcuno qui? Un cespuglio. Commetterò l'assassinio del cespuglio. Commetto l'assassinio di tutti i cespugli solo per ego personale. Ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Perfetto. Il team at Piderma. Ho detto di nuovo Isildur. Io non ci credo. Ormai è il meme, raga. Ormai lo chiamerò per tutta la live Isildur, porca troia. Questi qua non li posso prendere. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che pa-pa-pa. Ciao Daniele Bjornoul, grazie di cuore per il tuo Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Grazie dell'abbonamento, bro. Grazie di cuore.
Grazie mille. Benvenuto. E grazie anche a qualcuno che ti guarda per il secondo mese, a Cane Bello 17 per il quarto mese. Ciao ragazzi. Premi K per girare la manovella. Ah, qua c'è la manovella invece. Ha funzionato? Io non so cosa ho fatto di preciso, però... Vuoi vedere che forse ho girato qualcosa che stava là sotto? Ma intanto non ho preso quel blocco. Pa-pa-pam, Peppe Grillo. Perché non me lo fa prendere? Ah no, mi sa che è solo per dirmi che questa è una nuova zona. Pa-pa-pa. Sta roba non c'era nella versione per 360, davvero? Ah no, qua manca proprio il pezzo per aprirlo. Permesso. Ok, credo che questi mattoncini non ti diano punti, ma ti indichino semplicemente la via per dove andare. Appunto. Hai fatto esplodere la Puglia, sì, godo, se lo meritano. Salvataggio. La console migliore secondo te? Non ho una console migliore. Ah, non è un salvataggio, ma è la storia della mappa, tra l'altro. Io non ho una console preferita, anche perché non ho console. Quindi, anche perché non uso console, quindi non sono la persona più giusta per dare il proprio parere sulle console. Però, premi K per girare la manovella. Fratello, io la manovella l'ho girata già prima. Proviamo ad andare di qua. Ma non possiamo fare niente perché qua ci vogliono gli altri personaggi. Nel fiume non ci possiamo andare. Ah, ecco qua. Ci vuole la canna da pesca. E chi ce l'aveva? Ce l'aveva Merry o Pipino? Ce l'aveva Merry la canna da pesca. Ah, mi ricordavo bene. Vai Merry. Ma lo sai che ci giocavo l'anno in cui è uscito sto gioco? Porca troia. Perché Aragorn ha tentato di farmi del male, perdonatemi. Allora, questo non va messo qua, ma va messo là sotto. Peccato che non si può correre, porca troia. Tra l'altro Aragorn sembra alto quanto me. Era tutto in chat. No, ma si chiama Isildur. Io l'ho comprato da qualche sito di Ikea, a 2 euro. Tipo Holky Shop o altro. Salve. Grazie mille. Blocchetto. Viva il capitalismo sempre. Ora posso uscire per favore? Ok. Dovevo sbaggarlo. Semitono. Sono alto 1,80. Malincuore. Qua non posso fare niente. Vabbè, proseguiamo. Ah, devo andare nella montagna, c'è la freccia. Guarda, mi stai facendo rivivere anni di vita felici. Perché? Ora non lo sono più? Buongiorno. Questa parte non c'era né nella versione per 360 né per... né nel film. Na 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 na. Caricamento, si può saltare. We should rest here tonight. These are for you. Keep me close. I'm going to have a look around. Stay here. No, non accendete il fuoco, babbarucchi. La seconda colazione. Oh mio Dio, devo fare la missione di accendere il fuoco. Solamente per poi farmi sgridare e farci trovare dai Nazgûl mentre Frodo dorme. Va bene, facciamolo. Canna da pesca. Oppure un... spada dello spettro dei tumuli. Ok, sì, ok. Pensavo fosse tipo una mannaia. Peschiamo. Ciao ragazzi, per quelli che vanno a dormire, che domani hanno scuola. Ah! Sigaretta da puttana. Tu e queste sigarette da puttana, porca miseria. Non si chiamano sigarette da puttana, si chiamano sigarette lunghe. Sam può combinare gli oggetti illuminati da aure lunghe.
Questo non è Sam. Quindi fammi buttare il pesce. Ok, adesso ho una padella con il pesce. E devo prendere la legna. Dove si troverà la legna? Posso attaccare con il pesce? Fantastico, ho trovato la mia arma preferita. Dai ragazzi, prendetene una a testa, non rompete il cazzo. Ah, devo tenere premuto e lo costruisce da solo. Godo? Aspetta che distruggo i cespugli per un pezzo di legno. Claro. Pog. Enzo, no, non è Enzo. Sono caduto nel fiume, sono caduto nel fiume, sono caduto nel fiume. Hai mai giocato a un altro gioco della serie Lego? Lego tuo padre XD. Scusate ragazzi, è stato veramente orribile. Lui non lo può fare. Lui può piantare una pianta. Una pianta di pomodori che immagino che dopo ci servirà. No, ti dà solamente dei punti. Ci sto mettendo un sacco a trovare sto legno, porca troia. Tanto ho una padella con un pesce del legno nell'altra mano. Bella per Sam che è tutto fare. Dove cazzo è l'altro pezzo di legno? Sarà qua dietro? Bonjour. Hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Come hai potuto? Che non mi aspettavo questa parte in alto. Ma alla fine Minecraft ti funziona? Stranamente sì, ma perché non mi funzionava? Non ricordo quando non mi ha funzionato e ho chiesto aiuto a voi. Era successo? Cos'è il coperchio della padella? Ma perché si trovava in un cespuglio? Ah no, è un uovo. Che cazzo ci faceva un uovo in un cespuglio? Va bene. No fucking words. Ok, accendiamo il fuoco. Let's go. E adesso si cucina. E adesso Padron Frodo ci insulta malissimo. Adesso Padron Frodo e Aragorn si arrabbiano tanto. Ah no, mi manca un ingrediente. I pomodori. Comunque è uscito un uovo cotto da un nido. Beh, tranquilli ragazzi, non fatevi tutte queste domande. What are you doing? Tomatoes, sausages, nice crispy bacon. Guarda in cielo! Hai risvegliato l'antica! No, non sono Ereshkigal, sono i Nazgûl. E non volano. Twitch mi ha scherzato e non mi ha mostrato il messaggio dell'abbonamento LUL. Azz, tutte e nove, eccoli qua. Fuggite, sciocchi! È il momento di fuggire, però prima salvo. Salva e continua. Tanto i Nazgûl fanno sempre shriek! Non mi ricordo il tasto per attaccare, non so qual era. Devo prendere la vanga per attaccare. Non potrò fare altrimenti. Ecco fatto. Lo so che siamo in ritardo, che dovremmo scappare dai Nazgûl, però una furia omicida. Ho picchiato pure Frodo per sbaglio. Mi dispiace, Padron Frodo. Premi K per costruire qualcosa con i pezzi Lego. Una ruota che è diventato un ponte. Gli altri tre o quattro inseguivano Gandalf. Sai che non mi ricordo. Vero, vero, non erano tutte e nove. Vero, 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 vero. Verissimo. Cos'è di preciso questa cosa? Perfetto, mi basta lanciare un sassolino per far cadere degli alberi. Quindi vai. Fantastico. Terminator, cazzo.
Vai ragazzi, andate, fuggite. Tanto uso solo Sam perché lui è l'unico utile tra tutti quanti. Tanto in questa scena lui aveva già Pungolo. No, cazzata. Giù. Mega cazzata perché Pungolo gliela dà. Gliela dà Bilbo. No, Lego Jurassic World mi manca, raga. Mi manca anche perché i film di Jurassic World non è che io sia stato tanto interessato. Material, gioca a Lego GTA. Non esiste Lego GTA, dai, non prendetemi in giro. Non può essere che esiste. Lego Movie, ho giocato a Lego World però, quando ero più giovane. Oh, salve. Ah, queste erano le cose di Indiana Jones. Permesso. Sì. Ok. Ho letto la traduzione nuova. Che cazzo di nome è Pungolo? Che è l'ottavo nano? Ma come mai il Signore dei Anelli si è sempre chiamato Pungolo? Anche nei film l'avevano chiamato Pungolo. Che cos'è l'ottavo nano? Vabbè dai, non è brutto Pungolo. A me piaceva. Ma forse perché ci sono stato abituato sin da quando ero piccolo. Ti prego, Lego Indiana Jones era troppo divertente. Idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Salve signori, ma che bella questa live su Lego. Un passo ai due anni di noi minore 3 HKKKXD. Come stanno? Oddio, è vero, Prince, stai per fare due anni. Cioè, non tu. Tu nel canale. Tu sei molto più grande di due anni. Il gioco dei Griffin per PS2 esiste? Comunque, grazie, Prince, per il 23° mese. Anche Lego Salerno Reggio Calabria immagino esista. Ez. Zero difficoltà. Sì, ma è meglio quello dei Simpson, che è tipo GTA. Ma sai che tutti questi giochi me li sono persi io quando ero più giovine? Ho un collezionabile. Che strano che l'ho trovato. Come ci sono finito là sopra? Ho fatto un wall climbing incredibile. Come ci sono finito là sopra? Ora non ci riesco più a finire. Che è una cosa che sto imparando, è che bisogna distruggere tu. Ah, qua ci vuole Gimli. Lo trovi sul canale di Tyr. Ah, ora c'è questa scena. Bella, bella. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Back you devils! Zack! E lui ora qua li vede bianchi. Ah, posso usare l'anello! Sto usando l'anello per picchiare il Nazgul. Io... Ma poi loro mi vedevano con l'anello. Ah, ok. Ok, non è che non mi vedeva, è che non posso ucciderli, giustamente. Ma devo finire qualche probabile missione, vediamo. Esatto.
Hai risvegliato. Vattene via, bastardo. No! Tanto grazie ad Anonymous 45678, che non mi ricordo se era il tuo nickname, Valentina. Se sei Valentina, grazie a Vale. Se non sei Valentina, grazie, bro. Per la sub regalata a Luigi. Grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. Lasciatemi stare. Grazie anche a Slev per il... non so che mese sia, però grazie di cuore. Se l'ha regalato a Luigi, allora è ovvio che sia Vale. Perfetto. Ah, ma posso usare anche Sam. Ah, e Sam non ha l'effetto dell'anello, porca miseria. Ma vaffanculo, Sam non ha l'effetto dell'anello. Allora non utilizzo Frodo, porca miseria. Utilizzo solo Sam, così non ho sti problemi. Ma perché i Nazgul camminano in sto modo proprio rincoglionito senza attaccare? Cioè, guarda. Posso accendere il fuoco tranquillamente, allora non frega niente. Hai assolutamente risvegliato l'antica roccia scimmia. Non sembra affatto. Merry e Pepino sono tenuti in ostaggio. Bella. Posso dare i pugni a Nazgul, ma non succede niente. Perfetto. Ciao, vuoi una fetta di torta? Grazie di cuore per la resub, bro. Grazie, grazie di cuore. Ah no, ma Frodo sta venendo preso da un Nazgul, è mia impressione. Ok, queste transizioni però sono fighissime. Ok. Vai, vai, vai. Ah, questo serve per salvare. Perfetto. Vai, spacca il carretto, sono sicuro che ci sarà quello che stiamo cercando. Coglione. Sì, Nazgul sono scarsissimi sto gioco, porca miseria. Se ne sbattono proprio il cazzo di te. Va bene. Appena visto su Re1 un fiore con lo star dei Smash Mouth. Non ti credo. È un fever dream troppo potente. Oh, Gesù Cristo. Con l'estintore. Vai, Aragorn! Ho bisogno di torce, ho bisogno di torce. Aspettate ragazzi, sto selezionando qualcosa. Se per favore la smettete di rompere il cazzo. Io non so, ah, devo di nuovo fare questa cosa. Frodo! Volevo dire Sam, vai! Meno male che non mi possono attaccare mentre faccio queste cose. Perfetto, perfetto.
ora con Aragorn. Madonna, e ogni volta devo prendere sempre delle frecce, delle cose diverse. Porca miseria. Vai, 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 vai. Ok. Un altro a disposizione. Come non ti fa comprare il beat, Luigi? Problema con la carta? Cornuto! Niente, sono scemo. Sono stupido io. Mi sono buttato nel fuoco proprio malissimo. Mi riprendo i punti. E mo l'ultima torcia. Dove cazzo sta? Starà qui? Ma non posso buttarlo direttamente nel fuoco e basta? Dove cazzo sta l'ultima freccia? Non sta qui, non sta qui. Aspettate, qua abbiamo bisogno di trovare l'ultima... Qua? Non era qua. Sotto il coso bianco a sinistra. Sto coglione. Ce l'ha l'altro tipo. Non mi dire che ce l'ha veramente Sam. Oh mio Dio. Io mi sparo, ce l'aveva veramente Sam. Senvise Genji, mannaggia a te. Il collo il dot cosa il dottore. This is beyond my skill to heal. He needs elvish medicine. Did you hear that? We're going to see the elves. Strider! Con la barella poi, va bene. Va bene. Livello completato, gioco libero sbloccato. E ora abbiamo come personaggi nuovi Aragorn e basta. Però possiamo acquistare dei nuovi. Ma io sono curioso di vedere chi sono sti cazzi di personaggi. Allora, adesso tecnicamente ci dovrebbe essere la foresta. C'è la foresta, il bosco. E poi Gran Burrone. Ci sarà anche Sauron come personaggio acquistabile. Puoi giocare pure i cattivi. Che figata. Continuiamo la storia, vai. Io oggi sono cotto di sonno, non so per quale motivo. Grazie Lormot. Ah, proprio così. Godo, godo. Che tra l'altro lei nel film era interpretata dalla figlia di Steven Tyler degli Aerosmith. Frodo. Ci sono i miei. E lui che fa? Ci sono i miei. Ti voglio bene. The more you know. Esatto. We must get him to my father. Frodo fear. I offered only here. Tor Gwaithni Mary Athon. Madonna, quanto è bello l'Elvish. Allora, grazie di cuore a Vasse93 per i 100 bit. Vasse, che il potere del metallo sia con te. Grazie di cuore per questi bit. E grazie di cuore, di tantissimo cuore, anche a Litten Light per i 100 bit. Ti voglio bene. Grazie Litten, anche altrettanto. Ah, proprio al cavallo. Ora è quando devo scappare dai Nazgul, eh? Oh sì, la scena del fiume. Non è qua. Sì, è qua. Sta scena è bellissima nel film. Yeah.
Un altro porio. La tavola da surf, va bene. Oh, mi aspettavo un inseguimento figo a cavallo, invece niente. Cioè, prima mezz'ora di scena per fargli cucinare il cazzo di pomodori in padella, e ora la scena dell'inseguimento a cavallo dei Nazgûl non ti fanno la scena, ma io non ho parvente parole. Qualcuno mi ha appena saltato dietro in un modo allucinante. Oh yes, gran burrone. Gran sburrone, come direbbe il grandissimo Memmer. Gandalf. Gandalf. Yes, I'm here. What happened, Gandalf? Ha litigato con il suo amico vecchietto. Nel film gli effetti speciali in questa scena. Hai risvegliato l'antica piroscimmia. No, You Shall Not Pass non era in questa scena. Anche io dico gran sburone, non si dovrebbe. Ma there is only one Lord of the Ring. Le aquile di Radagast. Però nell'originale non c'era Saruman che arrivava e tirava un colpo alla farfalla. E soprattutto non lanciava il bastone. Il grande sapere di Re Elrond. Elrond, grazie del benvenuto. C'è la roccia scimmia su questi pali, guardala. Potente. Non ricordavo della roccia scimmia, gran sburrone. Però spaccherò i lampadari perché sono un anarchico figlio di puttana. Vedi, vado a casa delle altre persone e spacco tutto. Lo facevo anche quando ero piccolo. No, non è vero, sono una persona molto educata, non lo farei mai. Lo faccio solo perché gran burrone rappresenta l'ultimo baluardo capitalista in questa società ormai in declino. Scusate ragazzi, sto cazzeggiando. Quando ho visto la scena degli You Shall Not Pass ho pianto, ma nel gioco o nel film? Perché nel gioco non lo so se stavi piangendo dal ridere o altro. Però nel film sì, è atroce quella scena. Bilbo Baggins, acquista. Minchia, quanto costa Bilbo Baggins? No, non lo compro come personaggio. Hai risvegliato l'antica. Tanto non ha fatto nessun commento che suo zio fosse là dopo che è sparito, però va bene. Vai Frodo, tranquillo. Prosegui. Oh, vuoi fare sesso? Fidatevi, raga. Fate così con una ragazza e funzionerà. Vuoi fare sesso? È un uomo, via! Sono caduto. Io non so dove sono caduto precisamente, però continuerò la mia anarchia incredibile. Quel masso non lo potevo spaccare. Bilbo Baggins carabiniere. Tum 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 turum tum turum tum. E siamo qui al fosso di appoggiati sopra il muro. Arriva l'alba Gandalf che ci farà pure il culo. Bilbo Baggins carabiniere. Tum tum tum. Io sto distruggendo tutto a gran burrone, non dovrei, quindi adesso fermiamoci e proseguiamo con il gameplay. Ah, ora c'è la riunione della compagnia. Vuoi fare sesso? Ora c'è la riunione della compagnia. Vuoi fare sesso? Vuoi fare sesso? Erano identici, erano i fratelli, vuoi fare sesso? Kappa. Mettila in sottofondo al gameplay, tanto è inerente. Statua della mappa scoperta. Hai scoperto Gran Sburrone. Però non mi interessa scoprire collezionabili perché devo andare di fretta. Quindi picchierò una pianta perché non devo perdere tempo. Ok, il mio lavoro di giardinaggio è finito. Proseguiamo. Ciao, per adesso. Basta. Dove cazzo è la riunione? Ah, però gran burrone ha fatto veramente tanta roba. Proprio figo da esplorare.
Salve, sono in ritardo al meeting sulle cryptocurrencies, arriviamo. È qui la riunione per parlare delle NFT come futuro del marketing? Gimli! Ci sono Merry e Pepino camuffati. Ora si spacca l'ascia. Boromir! A gift to the foes of Mordor. Why not use this ring? You cannot wield it. None of us can. The One Ring answers to Sauron alone. And what would a ranger know of this matter? This is no mere ranger. Legolas! Son of Arathorn, you owe him your allegiance. Gondor needs no king. The ring is altogether evil. It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came. I will help you bear this burden, Frodo Baggins. Molto riassunto come dialogo, però ci sta. Hai la mia spada, hai il mio arco e hai la mia ascia. La sua memoria, questo dialogo, che palle che suona. If this is indeed the will of the council, then Gondor will see it done. Mr. Frodo's not going anywhere without me. Ah, quello tra l'altro non è Boromir, ma Ned Stark di Game of Thrones, giustamente. Merry e Pipino camuffati. You shall be the fellowship of the ring. Yeah! Bilbo! Ma l'aveva incontrato pure prima. Oh, la cotta in mitrilio! As light as a feather and as hard as dragon scales. My old sword. Ah, è quelli da Sting. Blade glows blue when orcs are close. And it's times like that, my lad, when you have to be extra careful. The ring bearer is setting out on the quest of Mount Doom. The fellowship awaits the ring bearer. Ma queste scene così di comicità incredibili. Mordor, Gandalf. Is it left or right? Left. Ciao, è lui che saluta coi bacetti, Arwen. Va bene, Brenio, come faccio a non innamorarmi di questa cosa? Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Ciao Ercamiraso, grazie per il Prime. Tanto ho sbloccato Arwen, godo. E l'achievement è grandioso, ora dove andiamo? Allora, ora c'è la scena delle miniere di Moira, quindi mi sa che finiremo la live proprio sul You Shall Not Pass. Ma tu sei proprio pazzo. Ciao Poldo, come stai? Vedo che stai giocando a LOTR Lego, lo completi oggi giusto? Completarlo non credo perché è bello lungo, credo che ci fermeremo a praticamente la fine della Compagnia dell'Anello, ovvero quando Gandalf... Prossima live a tema Lego, non lo so. Intanto vediamo se riportare Lego il Signore degli Anelli. Facciamo un film a live, praticamente. Spacco tutto, sono un ignobile figlio di puttana. Tieni premuto H per mirare. Ah, con lui posso sparare, è vero. Aspetta, aspetta. No, che figata, con lui posso sparare, porca troia. Godo. Tarararan, tarararan. Io mi godo il gameplay, non mi metto, cioè mi godo la storia, la lore, non mi metto a spaccare le piante. Chi se ne frega dei soldi, ragazzi, i soldi non sono importanti. Pipino può utilizzare un secchio per prendere dell'acqua. Pipino. Quante persone c'ho? Gimli posso usare finalmente! Io ammazzo tutti. Ragazzi, sono un mostro. Sono un cazzo di mostro, scusatemi. Sono un cazzo di mostro. Sono un cazzo di mostro. Posso usare pure Gandalf. No, invece devo usare Pipino. Ok. Va bene, prendo il secchio, dammi un attimo.
Ma non ce l'ho un secchio. Pippino può utilizzare il secchio per prendere l'acqua. Ma non ho il secchio. Che poi può usare il secchio per prendere l'acqua, perché dove c'era il... la scena di Moria era lui che faceva cadere il secchio. Sì, ma dove lo trovo il secchio, Gandalf? Qua mi dice che Pippino può utilizzare il secchio. Per prima cosa, lui è Pippino? Sì, lui è Pippino. Che fastidio che tutti ti guardano. Sì, madonna, fastidiosissimo che tutti ti fissano mentre fai ste robe. Ma io vorrei usare il secchio, ma non ce l'ho il secchio. Boh, forse lo dovevo prendere prima? Torniamo indietro. Permesso, permesso, Pietro Smusi, serata. Ok, sto tornando indietro. Allora, le prendiamo l'Ebolaf. Ah, guarda dove sono le rocce a cui devo sparare. Oh no, c'è l'automira. Legolas, stai guardando sotto la mappa. Esci subito dall'acqua. È morto. Dannazione. Ragazzi, potete togliervi dal cazzo? Mi dispiace, non volevo essere così aggressivo. È che mi è spartito il comando. Volevo saltare, non attaccare. Oddio, Aragorn si è appena teletrasportato davanti a me. Non so se voi l'avete visto. Ma che ci penso? Esistono i Lego dei Pokémon? Sai che forse non esistono Lego dei Pokémon? È una mia impressione. Non esistono, infatti. Elo, buongiorno. Io devo andare qua sopra, però. Ci stiamo avvicinando verso le miniere di Moira. Oh, che ci fa qua sopra Ghibli? Il passo di Caradhras. Ora c'è la famosissima scena di Saruman, il figlio di puttana. No, non mi è voluto fare partnership con Game Freak. What the fuck? Non lo sapevo. Quello che cade. Esistono, ma sono quelli tarocchi. Esatto. Quelli di Super Mario, sì. Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi cazzo te l'ha chiesto? Premi K per sollevare un personaggio piccolo. Cioè, tu guarda un po', mi devo mettere a fare il tassinaro. Scusami, Alice, sono stato veramente cattivo con te. Mi spiace veramente tanto. Mi sento in colpa. Era pure pertinente al discorso. Ho reagito male, mi dispiace. Vieni, piccolo bambino. Ti porto in cantina. Poi farei anche Lego Hobbit. Oddio, non credo al momento. Sono caduto dalla montagna perché ho letto lo smartwatch. Che palle, devo fare il taxi a tutti. Abbiamo finito? Lego Avengers è il migliore. No, per me è Lego Indiana Jones. Posso letteralmente lanciare i... Ma mi segue Legolas? Vabbè, andiamo. Maledetto maleducato. Falla 1, gli altri si teletrasportano. Gimli, vero? Possiamo usare Gimli? Dove cazzo è Gimli? Ah, qua. Bella per Gimli, vai. Poi ti consiglio di giocare l'Hobbit perché ti lascia con il drago che va a Ponte Lago Lungo, ma non hanno mai creato il secondo gioco. No!
Come? No, devo tornare indietro. Schifo. Rientraci, grazie. Ho un quarto d'ora d'animazione. Lego Indiana Jones 1, 2. E 1, 2 e 3 io li avevo distrutti, mi ricordo. E a cosa è servita tutta questa roba? Oh mio Dio, io ho fatto da taxi per tutti quanti, ma bastava che portavo Gimli da un lato. Sto per lanciare il nano sulla crepa. Che figata. Vai, passo di Caradhras. Sta minchia, come cazzo ci si arriva, mo? Da qua. Hello, buongiorno. Salve. Prendo a pugni gli scheletri. Lo faccio sempre. Deturpo tutte le tombe che trovo. Lego Batman è bello. Tutti questi giochetti mi ricordo che da piccoli qualcosa l'avevo provata. Ah, devo prendere Gimli. Dannato Gimli. Avrei dovuto prenderti nella battaglia del fosso di Helm. Scusami. Non volevo tirarti un pugno. Era la battaglia del fosso di Helm che lui lo prendeva e lo lanciava. Stunk. Entro. Sai che esiste un gioco dei Simpsons su GameCube che sembra GTA? Me ne stavate nominando prima, ma è per GameCube? Ero convinto fosse per... come cazzo si chiama? Per PS2. Forse era quello dei Griffin, quello. Non mi ricordo. Io sono entrato in live e mi sono venuti i ricordi della PS Vita. Minchia, della PS Vita addirittura. Io non ho mai tenuto in mano una PS Vita. Mai. Cosa ho costruito di preciso? Ah, una scala, vabbè. Vai Gimli, sei l'MVP di questa partita. Ah, capito, Erva. Sono tanto tardi? No, Pavanox, dai. Tanto ancora dobbiamo arrivare a casa Doom prima di finire, quindi tranquillo. Non era questo il tasto per saltare? Non era questo, era questo. No, Lego Harry Potter... avevo giocato forse il calice di fuoco? Può essere? No, il calice di fuoco ho giocato proprio al gioco, non Lego, ma proprio Harry Potter e il calice di fuoco. Ah, devo usare questo. Madonna, che arciere. Che arciere incredibile. Scusa, ogni volta che provo a saltare sbaglio comando e picchio qualcuno. Bannioppiamo, perfetto. Picchiamo tutti questi condotti. Questo ci serve, quindi ce lo teniamo. Dobbiamo accendere un fuoco, quindi ci servirà Sam, immagino. Lego Star Wars tutti quanti li ho giocati. Stavo per dire i miei preferiti, però c'è Lego Indiana Jones, che ho completato al 100% quando ero piccolo, quindi... ma proprio al 100% sapevo ogni cosa di quel gioco. Pure nella lobby mi ricordo che avevo sbloccato ogni cosa, ogni stato, ogni collezionabile. Non avevo amici. Qui c'è Thorin, figlio di Train, figlio di Thor. No, purtroppo non c'è qua. Signore dei Anelli è bello che avanti. Però Legolas l'ha conosciuto. Ogni tanto a infierire su questa tenda. Ciao Cesare, grazie per il quinto mese, grazie a Erca Miraso per il Prime, grazie a Goldsama97 per il Prime, grazie a Dottor Franzo per il secondo mese, grazie anche a Gulp65 per il Prime e a Vasse93 per i 100 bit. Ragazzi, grazie di cuore a tutti quanti e se avete fatto la sub e volete entrare nel gruppo Telegram, entrateci perché è sempre un piacere andare a chiacchierare là.
Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. No, Lego Marvel e DC, questi qua zero, mai toccati nemmeno uno. Ricordo quello di Batman, ma non l'ho mai toccato. Non c'era questa parte nel... Mi stai facendo emozionare oggi con questa conoscenza di Tolkien, eh? Dove lo trovi uno streamer che ha letto bene nel Lúthien? Porca troia! Legolas può sparare frecce? Cos'è che ha detto? Aspetta, ci vuole Legolas probabilmente. Esatto. Ci vuole Legolas. Vai Legolas. E beh, è vero, perché era quello più OP. Tanto in Hobbit, porca miseria quanto cazzo era OP Legolas. Si erano divertiti con la... con gli effetti speciali per Orlando Bloom. Salta sull'asta per attraversare. Può saltare sulle frecce. Ah, queste frecce. Squilibrato sei, ma come cazzo ti permetto? No, mi sono rivolto troppo male di nuovo. Adesso risponderò in modo gentile ed educato come tutti gli streamer. Ma io credo che questa cosa non sia abbastanza vera. Ti gradirei se la smettessi di essere così infantile. Comunque stai guardando un intrattenimento. Devo lanciare Gimli. Dov'è quel pezzo di merda nanico? Non che se sei nano sei un pezzo di merda, però Gimli è un pezzo di merda nanico. Scusa Frodo, non voglio assassinarti prima di Sauron, perdonami. Ah, ecco Gimli. Fatti prendere e fatti lanciare qua. Bonk! Perfetto. Cos'è questa roba? Niente, giusto roba da spaccare in modo proprio ignobile. No, Gimli sta affogando! Qualcuno aiuti Gimli! Lo porto con me. Vieni. Se hai giocato Lego Marvel ti sei perso sta lì che diventa Hulk e che oscilla con matite che sparano ragnatele. Oddio mio. Immagino il grande divertimento. I personaggi piccoli mi servono qua. Vai Gimli, vai vai. Si sente Saruman. Si sente Saruman che fa la magia. Throwback a quando al Modicomics ho chiesto la foto a Poldo e mi ha detto no. E poi ho fatto la faccia così. Sì, io dico sempre no quando mi chiedono una foto. Cioè in realtà sorrido e faccio no. È il modo migliore per scandalizzare i fan. E poi gli dici ma sì, sto scherzando. A quel punto avrai stabilito un contatto di dominanza sul fan, che avrà paura di dirti qualsiasi cosa, del tipo mi dai il tuo numero di telefono. No, sto scherzando, non c'è così tanta psicologia dietro. Sono io che sono coglione. Ciao Elia Bob, grazie per il Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Grazie di cuore per l'abbonamento. Saruman, maledetto. Voglio fare un rewatch del Signore degli Anelli. Ah! Sabato sono solo a casa. Chi viene a casa mia a farsi un rewatch? Sono caduto. Faccio il cinema a casa mia. Mi serve Gimli. Però un personaggio che lo può lanciare? Leggo la fine. No, devo prendere. Io non l'ho mai visto. Eretici.
l'altro non ho usato mezza volta come cazzo si chiama, mi porto Gimli, no, mi porto Sam con me in questo viaggio. Ho fatto cadere Sam mentre mi grattavo il cervello. Ho buttato giù Sam. Intanto c'è Christopher Lee che continua con questi suoi sproloqui alla montagna. Ciao Sam, non so perché ti ho portato con me. Cazzo, ho fatto bene. Lancia ogni personaggio giù. Ragazzi, perché siete così cattivi? Mi serve Gimli. Papà, io vengo subito se rivedi la trilogia di Lothar. Porca miseria. Sarebbe da fare in live, però. 4 ore di film in live. Amen. Qualcuno mi dà un passaggio? Madonna, che palle. Vieni qua. Tempo di fare Udine, Catania, ci sono, perfetto. Credo non si possa fare per copyright. No, sì, c'è il watch party di Amazon che su Twitch è legale da fare. Però solo utenti che hanno Amazon Prime e non c'è la versione estesa su Amazon. Ma c'è solo nei cofanetti quella estesa. Che io... Oh, let's go. Io ormai non riesco più a vedere la versione normale. Ogni volta che la vedo mi sembra così sbagliata. Sono andato al cinema per vedere la remastered in 4K del Signore degli Anelli e mi ha fatto veramente strano vedere la versione tagliata. Porca miseria. Però ricordo che la prima volta che lo vidi tagliato non mi diede così tanto fastidio. Forse scoprendo le scene che hanno tagliato mi aveva infastidito. Sì, è vero, sembra manchino parti, ma proprio pesanti. Cioè, non è che mancano partine piccole, proprio delle parti pesanti. Io sono stupido, però, eh. Cioè, nella versione tagliata manca la bocca di Sauron, porca troia. Ma perché sto continuando a morire? Ma davvero, Elaine? Porca troia. Vai, 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 ce l'ho fatta. Vai, Gimli, vieni con me. Qua sotto cosa c'è? Un collezionabile. Polder, raggiunti 100k su YouTube. Esatto, quindi ora mi danno il verificato e mi danno la targhetta. Siete felici, raga? Ci vuole il fuoco. Consegnatemi il fuoco. Fuoco, datemi il fuoco. Che gioco, giocone, vero? Telespalla. Domani maratona, no, no, il cazzo. La maratona se la organizzo la voglio organizzare bene. Un po' con l'organizzazione che aveva fatto Fieric. Quindi non una cazzo di cane, proprio una roba. Una roba on god. Sì, ma come faccio a far venire Legolas qui se non ho più personaggi? Quanto dura sta parte? Sì. Complimenti per aver rectato YouTube che non ti voleva dare il button e ora ne hai 3. No. Vaffanculo, Alice. Vorrei essere entusiasta del silver button, ma ora che ne hai presi 2 dico solo wow e basta. Beh, è anche vero. Metterei sub goal, giusto? Ovviamente. Anche se nel mio canale non ci sono donator pazzi come da Fieric. In realtà, tra tutti i canali di Twitch, questo, il mio canale è uno di quelli con meno donator e con spettatori altissimi, praticamente. E il che è giusto, raga. Chi mi serve? Legolas. Pog. Io in realtà sono anche un po' contro le sub donate. Devo essere sincero. Perché ti pompano dei numeri che poi effettivamente non sono veri, perché sono subdonate.
Vabbè, amen il mio pensiero. C'è una parte di Twitch, quindi si sfrutta per quello che è. Alla fine tu doni una sub, è allo stesso livello di donare i bit, no? E chi mi serve? Gimli. Solo che se doni bit, vabbè, stai donando semplicemente la moneta di Twitch. Se doni sub, aumenta il contatore di sub, no? Quindi tu magari sei il top donator, hai donato... Cioè, perdonami. Tu sei top streamer per abbonamenti, ne hai 20k, ma 5000 sono donati. Tu dici... Va bene, ok, io sono pazza. Vero? Verissimo. Miniere di Moria! Let us call through the mines of Moria. Let the ring bearer... Che tra l'altro l'attore che faceva Gimli era quello che faceva Satch qualcosa in Indiana Jones quando erano al Cairo. Oh sì, le miniere di Moira. La sub è troppo comunista, meglio i bit. Donate quello che volete, ragazzi. Basta che donate, no? Le porte dei nani sono invisibili se chiuse. Dite amici ed entrate. Domanda, che segno sei? Sono scorpione. Ok, Sam. Ok, qua nel gioco non serve che io sappia la lore del film per dire amici per entrare. Ma devo ricostruire la porta, immagino. Ah no, devo fare un falò. Perché in ogni cosa devo fare un falò? Ma te stai giocando solo per il meme di Gandalf. Cioè, stai aspettando solo Gandalf. Esatto. Esattamente. Allora. Mi muover per passare a Legolas. Ok. Vai, Legolas. Ti ho offerto da bere e basta. Cosa? È diventato Dark Souls, esatto. Scusi, vorrei scendere se non gli... Ok, perfetto. Mi offre da bere, ma è cagasbura. Comunque, la cagasbura sta iniziando a diventare cringe per colpa di TikTok. A momenti penso che smetterò veramente di dirlo perché basta. È finita la sua era. TikTok la sta tramutando nel cringe più epocale possibile. Ah, devo sia ricostruire la porta che ricostruire il falò. Per quale motivo? Non ne ho idea, però va bene. Picchio i fiori nel dubbio, tanto va sempre bene. L'erba per il falò non si sa dove si trova. Ora qua ci dovrebbe essere... Ah, qua c'è la legna, perfetto. Ah, giustamente spaccando il molo. E ora qua ci dovrebbe essere il mega palipazzo che provava a prendersi Frodo e Sam. No, no, no. E io voglio tentare di prendere questa bottiglia. Cos'è? Non si può prendere. Pa-pa-pa. Sì, sì, pro contro il potere del mago Snurino. Cosa? Ora probabilmente queste bottiglie saranno un easter egg che mi sto perdendo. Un reference a Lego e Castaway. A Lego Robinson Crusoe. Gimli, mi servi tu? Bravissimo amico mio. Zio Pera è cringe. Zio Pera non è nato cringe. Lo è diventato cringe dopo che l'hanno usato dei certi individui cringe. Però non è nato come cringe Zio Pera. Dove mi sta portando questa freccia? Devo... Vaffanculo, cioè. Scusa, Merry.
Siume è cringe. Vabbè, Siume è nato cringe e morirà cringe perché è l'unica cosa che si merita. Vedete che fino a lì non puoi notare. No, invece no, vedi, era un collezionabile. Spacco tutto, sono un ignobile figlio di puttana. Non mi curo di niente. Bravissimo. Cos'è sta roba? Mi serve per spingere l'albero. Ma in che senso? Va bene. Kind of normal, immagino. Sigarette da puttana. Allora, bisogna trovare altro legno. Dove si può trovare il legno in questa landa desolata se non negli alberi e nelle piante? Allora, qua non c'è. Qua può essere. Qua sono sti cosi? Perché vanno così? Sono disgustosi. Cosa sono? Ma poi fanno un rumore pure tipo tutto blotongo. Qua? Salviamo e continuiamo. Allora sarà qua? Oddio, consegnatemi il legno. Ora capisco perché questa parte era così sofferta nel film. Hai risvegliato l'antica oro scimmia. Pazzo sgravato, grazie per l'ottavo Ciao, mese. Ciao Poldo, come stai? Volevo farti due domande. La prima è: come vanno le orecchie? Meglio. La seconda è: rimetterai mai il TTS coi punti? Bella domanda, al momento non lo so, però in futuro magari sì. Per me è che è un casino per le live, pazzo. Comunque grazie di cuore per l'ottavo mese. Poi da domanda a caso, tu fumi? Boh. Ho cercato su Google, non esiste il termine blotongo. Leobora, sei veramente una persona cattiva. È un termine che ho inventato sul momento perché mi sembrava appropriato. È perché oblungo e bistorto non mi piacevano in quel momento. Oh, era il momento di dire amici ed entrare? TikTok è l'unica app in grado di rendere qualcosa di bello in brutto. Sì. Eccolo. E qua lo trovano subito. No, Frodo! Oh yes, boss fight. Voglio Legolas, voglio Legolas. Non mi attacca nessuno? Aia! Stacco di carne, ti distruggo il pipo. Arrive su Rayman Legends, mamma mia. Io avevo Rayman Adventure sul telefono. Coi mondi infiniti, mamma mia. Tagliato l'antica elettroscimmia. Come hai potuto? Ho salvato intanto. Ti prego, aiutatemi a scappare. Ciao, amo la Corea del Nord. Voglio tornare in Calabria. No, fra. Non si dicono queste cose. Ciao, amo la Corea del Nord. Grazie per il Prime. Grazie al terzo mese. Madonna.
Vai, Gimli! Madonna, ma fa paurissima, Cristo Dio. Sdong. Tanto non è un polipo, questo qua è un meccatronico di Five Nights at Freddy. Gimli, vieni qua. Let's go, godo l'ultimo occhio ed è morto. Vabbè, vado da Amurant. Poldo ha detto ciao, amo la Corea del Nord. Oh cazzo. Entrate nelle miniere. Collascia. E ora c'è la scena del... una miniera! Tararan, dan 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 dan. Poldo, di dove sei? Io sono della Sicilia, sono di Catania in particolare. Quanti personaggi ho sbloccato? E quanti ancora ne posso sbloccare, tra l'altro? Di che anno è il gioco? Boh, 2012 mi pare, dicevano prima. Una miniera! Allora, ora siamo a Moria, quindi ci stiamo avvicinando alla fine della live. E sono quasi le 11, il che è anche giusto. Alco multifrecce in Mithril. Tutto in Mithril. L'unico minerale che si ricordano. Progetti. Questa non è una miniera. È una miniera. Tra l'altro oggi ho finito il nuovo pezzo di Lichten. Ve lo farò uscire come singolo appena avrò voglia. Quindi penso nei prossimi giorni. Oh, benvenuti nelle miniere di Moria. Benvenuti. Sul caricamento ogni volta. Grandi falò, birra al malto, carne stagionata con l'osso. Una miniera. Era qua che scoprono che i nani non ci sono più. Madonna, sta scena, raga. La scena dove ci sono loro tutti che corrono e c'è intanto l'inquadratura che è la... l'inquadratura enorme della sala mentre loro corrono per Moria, mamma mia. No, la tomba. No. 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 Here lies Balin, son of Hundin, Lord of Moria. E ora Pipino fa la cazzata. Full of a took. Però non cadeva nel pozzo Pipino. Ora c'è solo la boss fight con i mega orchi. Oddio, perché non parte subito la boss fight? Ma deve esserci sempre sto casino da fare. Va bene. Sam, vai. Brucia. Pipino muore, fine. A posto. Non serve altro. Che scemo cretino rincoglionito. Mica è cattiveria. Oh. Ok, Legolas. Qua serve la carrucola invece. Scusami, mi dispiace. Finiamo di costruire il pozzo intanto che ci siamo.
Però Pipino che è rimasto là sotto, qualcuno gli dia una mano, porca miseria. Poldo, perché VOD per gli abbonati? Perché tutte le live si possono recuperare nel mio canale Twitch Poldo Uncut su YouTube, quindi là potete vedere tutte le live integrali, gestite bene, con la musica, senza essere mega tagliate come sono su Twitch, quindi là le potete vedere tranquillamente. L'ho fatto così da spronare le persone ad andare a iscriversi a quel canale dove ricarico tutte le live. Ma il senso di Pipino qual è? Che intendi? Cioè, nel film? È un top personaggio per la sanità morale del povero... Questa la devo mettere qua? Del povero Frodo. Beh, io questa per ora me la conservo, anche se non credo mi serva. Però questa chiave sì, invece. L'hai comprato, Andrex? Sono felice che il mio essere influencer stia funzionando. Vi ho influenzato ad acquistare quel bundle. Sono felice. Ok, salviamo Pipino. Minchia, 10 euro, 1000 giochi, raga. A proposito di Licht, la cover di Sangue di Drago era top tier. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ora il nuovo singolo è pure carinetto, sempre molto atmosferico. Poi magari una merda, però. Amen. Non si potranno più vedere le live di Ghiderina dove c'è tu che schiaccia i tasti. Esatto. No, sono gli goblin, non erano gli orchi. Ah, vabbè, loro pensano che siano orchi, invece sono goblin. E cosa devo fare? Non ho capito. Aspetta, aspetta, mi serve Legolas. Ma non ho capito, devo aprire la porta? Va bene. Ah no, dovevo bloccare la porta. Perfetto. Vai, vai, blocca tutto, blocca tutto. Cosa ho fatto? Cos'è? Va bene, sì, io non so cosa sto facendo, però... amen, hanno aperto. C'è ancora un nano che respira. Bella shit questa. Ne entravano molti di più nel... Ok, no, stanno entrando piano piano. Scusa, Gandalf! Infatti erano goblin, non erano orchi. Pam pam pam. Perché c'è Sam con una padella in mano? Qualcuno dica a Sam di imbracciare la spada. Ogni volta che tiro un attacco distruggo qua quattro dei miei compagni. Tra l'altro qua c'è un collezionabile. A posto. O comunque le rappresentazioni che fanno a livello di scenari, a livello di scene, sono fighissime. Pure l'orco è identico. Cioè l'orco, il troll di caverna. Ha la faccia stupida come ce l'aveva nel... Come ce l'aveva nel film. Cosa devo fare precisamente qui? Aia. Colpisci qua? Esatto. Bravo coglione. Sì, mamma mia, ma è fortissimo. Premi U per passare a Legolas. Perfetto, non c'è stato bisogno. Sono morto come Legolas. Permesso, permesso, permesso. Hello, perché sono salito qua sopra? Non lo so.
Qua fa l'attacco con la crepa, quindi basta che salti. Ah, poggers. Ehi, tu, faccia di ciolla! Attacca qui! Faccia di ciolla, vieni qua! Dico a te, vieni qua, attacca qui, cretini! Ah, coglione. Premi J per saltare sulla corda. Spettacolo, spettacolo, spettacolo! Bellissima! Bellissima sta scena, top azione! Top azione il gioco! Però non ho avuto tempo per reagire alla cosa. Mi serve Legolas, mi serve Legolas, mi serve Legolas. Perché switch? Mi dimentico che il tasto per saltare è il primo. Ok, mi serve Gimli, mi serve Gimli, mi serve Gimli. Vado, ma intenzione di finirlo entro oggi, solo il primo capitolo. No, Alice, D&D proprio è uno di quelli che voglio, non voglio proprio evitare causa tempo. Perché ho costruito questa cosa? Non ho capito. Sì, però mi devi dare un attimo, Cristo Dio, salgo e vengo trucidato. Mi sa che non devo andare qui. Permesso, devo scoprire cosa devo fare, datemi un attimo. Devi stare Legolas anche dall'altra, immaginavo. Ehi tu, faccia di ciollina! Sì, intendo se ne avessi il tempo. Guarda, se ne avessi il tempo e la voglia di giocarci, sì, sicuramente lo farei. E... perché comunque è una roba che a me affascina tanto, il mondo del roleplay di Dungeons & Dragons. Per ora come ora penso sia una di quelle cose per cui ho meno tempo al mondo di farlo. E proprio lo evito come la peste bubbonica, se non voglio diventare senza lavoro. Frodo! Ma tanto c'ha la camicia in mitrilio, godo. Cioè, un giocatore di D&D concorda con me, Alice, che è... gioca solo a D&D, non fa altro nella vita. Cioè non puoi giocare a D&D e lavorare, ad esempio, avere una famiglia o altro. No, ovviamente sto esagerando, però sì, siamo là a livello di tempo che perdi. Ora, cosa devo fare esattamente? Boh, proviamo a entrare qua. Aia. No, Legolas è morto. Aspetta, mi serve Frodo, non mi ammazzate Legolas. Mi fate girare sto pezzo di merda. Vai, 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 vai. Ma Cristo Dio, guarda un po'. Sto cazzo di goblin di merda. Mo ti trucido, altro che. Sei finito. Ok, l'ho disintegrato. Vai, vai, vai.
poi lavorano addirittura entrambe le cose. Non può essere, dice, non è vero. Non ci posso credere. Non posso saltare da qua. Dove cazzo devo saltare? No, ovviamente sto esagerando. Diciamo che non lo so, non è un mondo che per causa mancanza tempo evito sempre come la peste. Ah, devo solamente attaccarlo, immagino, a questo punto. Mi sta trucidando letteralmente. Io credo che devo solamente attaccarlo, perché non ho altri modi al momento per... Non ho altri modi per attaccarlo. Ma vaffanculo, eccolo qua. Ah no, questo è Aragorn, dannazione. Nemmeno Boromir. Ah, Frodo è furioso. Il nano, Gimli, vai. Aia, ho due cuori. Parararararara. È che prima non c'era questa cosa qua. Perché tu no? Vaffanculo, deve essere un hobbit per canonicità del film. Maledetto mondo. Cornuto, cornuto, cornuto. Permesso, permesso. Ho un compito importante da svolgere. Devo sparare all'orco, non mi uccidere! Figlio di troia! Proprio tu, tua madre, fai il cazzo di pompini. Oh, godo. Troll morto, godo. He's alive. I think there's more to this hobbit than meets the eye. Ta-da-na-na-na-na. Vabbè, gli occhiali da solo. Mithril. Ma Pipino è ancora nel pozzo. Ah no, l'abbiamo tirato su. Il ponte di Casa Doom. Ci arriviamo verso la fine del Signore degli Anelli, raga. Cioè, della Compagnia dell'Anello. Tan tan tan. Si combatte intensamente, intensing fighting. Ma Legolas è cazzo OP. Gli basta usare le frecce. Minchia, magari nel film fosse stata così questa scena. Con Gandalf che trucida tutti e nessuno che riesce a entrare. Ok, ora invece stanno riuscendo a entrare, maledizione! Ci vorrebbe proprio l'aiuto dell'arma dei carabinieri, qualcuno la chiami, per favore! Morite, re degli elfi! Cioè, degli elfi, dei goblin, volevo dire! Li prendo a coltellate! Il ponte Barad-dûm Metal. Tanto esiste una band che si chiama Casa Doom, per forza. Esiste una band per ogni parola coniata all'interno del vocabolario di Tolkien, quindi tranquilli. Se ora voi cercate Casa Doom su Spotify, esiste probabilmente una band o black o folk o doom o quello che è. Il Balrog di Morgoth. Fuggite! Madonna! Vediamo se si vede. Tanto che cinematograficità questa scena, raga.
aspetta, però c'è la scena. Esatto, Grullo. Pipino può utilizzare il secchio d'acqua, ma qualcuno avvisi Pipino che Pipino non ce l'ha il secchio d'acqua. Non è, c'è stato bisogno. Allora, piano. Boom. Costruisci. Se esiste, esistono molte canzoni e una band. Me lo immaginavo. E il che va anche bene. Allora, qua non c'è niente che serve per la roba. Mi serve solo Pipino con il secchio. Pipino. Ah, ecco il secchio di Pipino. Ora ce l'ha. Ok, a me sembrava ghiaccio, però ok. E quindi cosa devo fare? Lo devo lanciare qui? Ah no, mi devo mettere qua, vaffanculo. Ciao Idromacaco, buonanotte, buonanotte. Qua serve Gandalf, che deve usare la magia per sollevare i pezzi magici. Ok, è stato difficilissimo pilotare sto robo. Ma Gandalf è mega OP. Scendi da lì, scheletro maledetto. Ah, a quanto pare invece c'era una cosa che serviva effettivamente. Una manopola. Immagino vada messa qua. E immagino che però non vada manco toccata. Un quarto d'ora di puzzle per aprire una porta. Ora posso usare la manovella? Grazie mille. Io immagino Tom che si sente per la prima volta a dire qualcosa tipo ciao Idromacaco, buonanotte, fa ridere. Beh, effettivamente. Ciao Angel, benvenuto in live. Sposta quel bus. Sì, Alessio, l'ho sentita, non mi è piaciuta tanto. Non sono un amante del metalcore, purtroppo mi ha fatto un po' ok, ok. Oh no, arriva il Balrog, via. Al ponte di casa Doom. Oddio raga, è la scena. Ah no, prima c'è la scena del salto. Fuggite, sciocchi! No, quella è fra un po', è fra un po'. Intanto salviamo. Salve e continua, vai! Sto arrivando, sto arrivando! Ora crolla tutto, raga, io ho visto il film, lo so. Il lancio del nano, è vero. Va bene, Andrex. Madonna, che paura sta scena nel film quando gli lanciavano le frecce. E devo prendere Gimli. E lanciarlo qui. Meno male che i goblin sono dei piedi allucinanti. E adesso? Cosa devo fare di preciso? Aspetta, non ho capito. Scusami, Legos. Cosa devo fare di preciso? Saltare dall'altro lato è impossibile. Scusami. Che io debba tipo sparare a qualcosa? Ah, devo andare avanti probabilmente.
Devo andare là sotto, può essere? Allora, Boromir non ha nessuna abilità particolare, vero? No. Tu invece hai qualche abilità particolare. Ah, vaffanculo. Non avevo visto la porticina, maledetto mondo. Tesoro. È l'ora delle gocciole. No, ma mi serviva Sam. Cornuto il mondo. Sam. Vai, Sam Vise Genji. Non era con Gimli, ma con Sam. Queste cose. Vai, Sam, devi dare fuoco alla torre. Vedi se Gandolfo può sparare. No, non abbiamo trovato la soluzione, era questo. Era proprio questo. Star Wars o il Signore degli Anelli? No, il Signore degli Anelli tutta la vita. Poi dico, il Signore degli Anelli in generale è Tolkien. Però veramente realistico, la scala per cadere è tipo la torre di Pisa, esatto. No, questa scena nel film era molto figa, per quanto giustamente è un po' improbabile. Ok, ora mi serve Legolas. Vai! E mi hai letto qualcosa di Tolkien? Non si vede, ma là dietro ho tutto. Ho letto letteralmente tutto quello che riguarda la Terra di Mezzo. Anche quelli più secondari, tipo l'ultima canzone. Mi mancano quelli che sono i racconti medievali di Tolkien, che non c'entra niente con la Terra di Mezzo, che li ho skippati. Però per il resto sì. E ora si aspetta il 2 settembre, che esce Gli Anelli del Potere. Vediamo che cazzo è. Sceneggiatura originale, quindi boh. Eccoci, raga. Ci siamo. Ci siamo. Il Balrog. È un gormito. Ma è un rutto. E appunto. Basse, grazie per i 100 bit. Grazie di cuore. Ora c'è la scena della spada, subito ora. Madonna, sta scena era fighissima nel film. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto sto mi godo. Sto godendo come non so cosa. Godo, 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 godo. Quanto in profondità sto cadendo. Comunque super scena, sì, questa era la scena fighissima nel film. Solo che si vedeva nelle due torri questa scena, non nel Signore degli Anelli. Quando si scopre che Gandalf è vivo. È vivo. Ritorna come Gandalf il bianco. Non sono morto, maledizione. Pezzo di merda!
Ma ancora, quanto dura questa scena? Ciao Gianninoso, grazie per il Prime. Grazie ancora anche a Basse per i beat. E a Eli 2 milioni per il 17° mese. Eli, non ti ho ringraziato. Grazie di cuore, Eli. Grazie, grazie di cuore. Devo liberarmi dalla presa. Maledetto, 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 maledetto. Adesso si scoprirà che la terra di mezzo è piatta. Oh shit. Quindi c'è un fondo. Oh mio Dio, quanto ci mette a morire questo coso? Io vi giuro che sto spammando H a ripetizione. La terza è la volta buona. Oh. Fuori da Moria! Fuori da Moria! Scusa, nel libro Gandalf e il Balrog... Effettivamente è vero, è vero, è vero. Frodo usa la fiala luminosa per illuminare le aree buie. E Frodo. Sto già usando Frodo. Vai. Fuga da Moria! Gandalf è... Vabbè, per noi è morto. I boss hanno sempre tre vite, giusto. Sì, effettivamente è vero, ma lo diceva anche nel film che il combattimento era durato più giorni. Uè. E dove è finito Legolas? Eccolo qua. Beh, non è un demone di fuoco antico per nulla, eh già. Tra l'altro il Balrog veniva anche nominato nel Silmarillion, è una mia impressione. Ho un ricordo di averlo letto nei libri da qualche parte e non nel Signore degli Anelli. Forse tipo accennato. O forse era in uno dei bozzetti che avevo detto star, non mi ricordo. Io non so quanto in profondità sto andando. E per quale assurdo motivo. Non so cosa ci fosse là dentro. Ah, questo è per far salire i miei comari. Cazzo, devo rileggermi tutti i libri, porca miseria, che non c'ho tempo. L'ultima volta che li ho letti è stato nel... secondo anno di superiori, quindi minchia. Porca te, da quanto anni sono uscito alle superiori? Sto invecchiando a vista d'occhio. Mi metto a piangere. Gimli. Che il metallo sia con te. Grazie di cuore, Vasse. Vai, Gimli. No, scusami, Sam. Vabbè, usciamo e basta. Chi se ne frega dei goblin. Oh, signori. Finiamo. Amante della lettura, non troppo, però... ci stiamo. Ci siamo. Gandalf! By nightfall, these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlorien. Frodo! Gandalf! Ta-ta-ta! Ta-ta-ta-r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 a
Sono fucking happy della live di oggi. Veramente, veramente felice. A voi è piaciuta? Avete apprezzato Lego il Signore degli Anelli? Ciao Kairi, grazie di cuore per il secondo mese. Grazie di cuore per il secondo mese. Ciao Poldo, che dire, dai, ciao. È stata una serata un po' così, il Signore degli Anelli, senza motivo. Dai, gustosa, era un po' una giornata per farvi venire tipo i mega ricordi. Allora, Alt F4iamo, tanto qua abbiamo salvato. No, non credo che lo continueremo in live, attenzione, perché per me è difficile portare un content regolare senza perdermi. E tanto ora cerchiamo se esistono qualche band chiamata Kazadum. Apple, appunto. Logo folk black. Ok, sì. Siamo là. È proprio come me la immaginavo, comunque, la band Kazadum. Perfetta. Allora, la mia teoria è che esiste una band per ogni termine coniato da Tolkien è vera. Ragazzi, andiamo a leggere i messaggi a fine live. Intanto vi voglio ricordare che né sabato né domenica ci sarà live. Domani perché è il mio giorno di pausa. Domenica perché siamo in live dagli amichetti insieme a Dlarz. Ci faremo un content sui meme. Sarà una bella liveetta. Sbottono, porterei mai altri giochi Lego? Se ci sono molto belli tipo quelli di Star Wars e Indiana Jones, anche se uno è sottovalutato, vabbè, tanto non te ne frega, vero? No, Sbottono, in realtà me ne frega, però non credo che a breve riporteremo altra roba Lego. L'ho fatta oggi perché mannava di farla, ma non è che sia tanto portato questa roba. Ciao Angexe, grazie per il saluto. Vorrei vederlo in una bella serie Lego il Signore degli Anelli, mi sta piacendo. Piacendo molto e penso pure ai spettatori. Bacetti e buonanotte. Ciao Sanpei. Vuoi entrare nel gruppo della cipolla? Cos'è il gruppo della cipolla, noob? Descrivimelo per favore. Sono molto curioso adesso di scoprire che cos'è. Una live su Rayman Legends? Quando? Dove devo firmare? Rayman Legends non è una brutta idea però, Non è una brutta idea. Poldo, perché ti chiami Poldo? Perché il mio secondo nome è Leopoldo, quindi ho fatto Poldo e Leopoldo. Grazie per avermi intrattenuto durante una lunga e noiosa sessione di disegno tecnico. Che palle, idromacaco. Ora non vedo l'ora di sentire il singolo di Lichten, data la qualità dell'album. Notte Polodo, ciao bro, grazie di cuore. Appena esce faccio sapere su Instagram. Free Pacciani? No. Ti piace il pane? Abbastanza. Grazie a tutti quanti per le domande serali, è sempre bello. Un canale dove mando giornalmente foto della mia cipolla, cioè della tua cipolla, che intendi? Proprio di una tua parte del corpo che assomiglia a una cipolla, o proprio di una cipolla che tu possiedi? E se tipo, che ne so, passa un anno e quella cipolla non è più buona per fargli le foto? Solo congratulazioni per l'ICTEM. Grazie bro, grazie che sei qua. Madonna, Rayman l'avevi portato 3 anni fa in live ed era stato divertente. Avevo portato Rayman 3 però, Erba. Avevo portato Rayman 3, la prima parte del gioco, fino a un tot. Che tra l'altro Rayman 3 è stato uno dei miei primi videogame. Quindi, let's go. Ragazzi, vi lancio da qualcuno? Da chi vi lancio? Da. Gianco. Hai risvegliato l'antica. Mi lancio da Gianco. Ciao Brunstruns, grazie per il Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Ciao ragazzi, buonanotte. E ci sentiamo lunedì alle 20:30 con End Simulator insieme a Leo e altri ospiti. Fidatevi, la live di lunedì sarà bella. Ciao ragazzi, buonanotte.